impalcatura, sono l'uomo ragno, perché non uso le tele per andare via a casa, invece di restare qui. E Namor non serve a niente, perché non può camminare a testa in giù sulle scalette. C'è quasi il logo della Namco, però questo è un gioco della Sega. Adesso che guardo meglio, in realtà c'è proprio Namor, proprio lui, sopra un bidone di spazzatura. Sembra quasi un po' quel gioco per Amiga che si chiama Persian Gulf Inferno. Mira ragnatela, colpisci l'amico. Certo che poteva mettere un altro nemico. C'è sempre il veleno, va bene che è carismatico. Venom è considerato uno dei nemici più importanti degli anni 90. Ma che male gli faccio? Lo troveremo anche in un altro gioco per Super Nintendo, anzi due. E adesso prendo Hawkeye. Adesso prendi Hawkeye. È proprio un tipo ok. Certo patisce quella paletta anni 90, tutta fucsia. Che colore bello anche questo aeroplanello. Wait. L'avete preso, ora restate lì. E capisce che anche Hawkeye riesca a stare sospeso come l'uomo ragno, bravo Hawkeye. Vediamo adesso chi arriverà. Siete tornati grandi, siete tornati forti, vai e combattete Shy Guy. E chiaramente Shy Guy. Non un amico della Marvel, quello sono gli Shy Guy di Yoshi Island. Sospetto che SNES Mini stia droppando i nemici dei giochi che ha dentro. Dentro al computer sta invadendo il mondo, sta vendendo un sacco di copie, sta vincendo. E intanto chissà lo Switch come va. Sento un po' la mancanza di un gioco coi supereroi per lo Switch, magari con il trucco dell'emulazione. Vedremo qualche antico giocone palesarsi sullo Switch. Ma intanto potete ingannare il tempo acquistando Mario Rabbids. Tante sorprese vi attendono nei prossimi mesi. Ma non posso dirlo, perché sennò quelli del marketing mi spanano l'ano. Con Hawkeye di ceramica lo prendono e lo portano in fabbrica, lo ricoprono di sabbia e vengono a trovarmi insieme ai ninja di Nintendo. Ma che ci frega, un gioco Sega? Che strano che sia un gioco Sega. Lo guardo, penso Data East, mi ricordo Captain America and Avengers da sala giochi, e invece no, questo non è un gioco DC. Questo è proprio un gioco Marvel, in un'epoca in cui Marvel voleva dire non Disney. È arrivato Kim Repino, conosciuto in inglese come Kingpin. E ci sono anche dei cocainomani in giacchetta bianca, perché c'era ancora un lascito degli anni 80 in noi. Nel 91 c'era ancora tanto anni 80, ed intanto è arrivata Pcat. E non so chi sia, non so. Mattia, dove ti intendi di supereroi Marvel? È Beccat. Chi è? Beccat. Sì, una canzone Black Cat, per così Beccat. Black Cat, va bene. C'era questo problema tra Marvel e DC. Uno faceva un supereroe, l'altro io copiava perché sì. Erano originali, ma in fondo uguali. Fosse un esperto, probabilmente mi direbbe che Venom c'era anche in un fumetto del DC, ma si chiamava Venom ed era blu. Capito come si fa. E non scuro così. Solo da fermo, sta andando solo da fermo. No, anche in altri momenti. Cosa è successo a Venom? Non così. Tato nudo. Eccoli qui, i nostri eroi, yeah. Ha sconfitto Venom, finalmente. Lei ha detto jackpot. E arriva Goblin. Arriva Goblin, arriva uno che stava lavorando lì e voi lo uccidete. Non uccidete quei ragazzi, per carità, sono solamente operai che difendono il loro lavoro. E allora la classe operaia va in paradiso. Se la uccidete dovete concentrarvi sui cattivi e non sugli operai, anche in questi
tempi di Al-Right. È importante mantenere chiaro un obiettivo, se non politico, almeno morale. Dovete fare male ai cattivi, a quelli che vogliono soverchiare l'ordine democratico, uccidendo i supereroi, ma adesso che ci penso anche i supereroi vogliono soverchiare l'ordine democratico, vogliono essere dei vigilante, e allora non si capisce più chi è di destra, chi è di destra, chi è di destra, chi è di sinistra, chi lo sa. Siamo alla fine dei tempi, eppure era il 91, un decennio carico di speranze, fino a che non è morto Kurt Cobain. E a quel punto non era più tanto sperabile, ma sembrava che il grunge fosse una maschera d'odio e di morte. E anche in tempi recenti abbiamo visto diversi grungettari morire. E non ci piace per niente, perché noi celebriamo la musica e la vita, ma poi quello che cazzo è quello con la panza è veramente bruttissimo. Nemmeno in Double Dragon 3 avrei mai visto un nemico così. Mi sembra incredibile che abbiano usato mettere un character design del genere. Magari non hanno pagato dei diritti a Marvel perché è un personaggio famoso e c'è chi sta facendo le serie guardando e dicendo: ma quello ti ricordi è apparso il numero 25 di Marvel vs Super Marvel? E poi c'era il detersivo dinosauro, e poi c'era un altro operaio, risparmiatelo. No, ti ha buttato giù, bandiera rossa, maglietta rossa, Shaga è tornato, l'uomo lucertola è infervorato. Così. Dai, fate fuori il lucertolone.